Buongiorno a tutti. Oggi affrontiamo un tema particolare nella didattica JS Academy, nella categoria che io identifico come sensibilità. Ricordate che parlo sempre centralità, sensibilità e fluidità. Nel tema sensibilità, un aspetto importantissimo nella guida, sono il movimento dei piedi, cioè quanto i piedi determinano anche la nostra centralità e aiutano la bicicletta a passare un ostacolo o comunque sia a gestire delle posizioni come in curva quando vi dico sempre tallone basso, metti il tallone basso o in una discesa ripida. In questo discorso di sensibilità e quindi dell'appoggio del piede sul pedale nasce una disquisizione che molti mi domandano che è pedale flat o pedale clip. Allora, dopo aver raccontato tutta questa bella cosa tra flat e clip, che scelta, oggi nell'indecisione, alla fine di quello che vi ho detto, vado con una gamba e con un piede flat e con un piede clip, ovviamente sulla nostra bicicletta a dondolo. Quindi ho montato sul destro il flat, sul sinistro il clip. Mi aiuta questo strumento, come avrete visto in altre lezioni, perché riuscirò a farvi capire un po' di posizioni senza dover avere la percorrenza bici, che poi a fare video è complicata. Ovviamente, dato che saremo sulla bicicletta a dondolo, il tema non riguarderà solo la questione sensibilità, ma quanto la sensibilità del piede incide sullo spostamento della bicicletta e di conseguenza sulla centralità. Il pedale flat c'è di varie larghezze. Nel caso di Crane Brothers è suggerito dal 43 in poi di misura piede il large, lo stamp large, e sotto il 43 lo stamp small. A prescindere dalla larghezza del pedale, l'importante è posizionare la zona del metatarso in corrispondenza dell'asse del pedale, ok? Quindi in questo modo, per una posizione corretta sul flat. Perché se vi mettete così, come casomai eravate abituati alle clip, rischia di sgusciarvi via. Se vi mettete troppo a martello, la sensibilità della caviglia sparisce perché ovviamente il piede diventa troppo centrale. Attenzione anche, e ne vedo spesso tanti, a non andare con i piedi a papera. Nel senso, non è che la libertà del pedale vi deve dare la libertà di appoggiarsi come volete, dovete comunque trovare una corrispondenza del piede in linea col pedale. Crane Brothers disegna il pedale con la propria scarpa, di conseguenza anche sotto i tasselli della scarpa sono in corrispondenza dei pin. I pin sono questi spunzoni, chiamiamoli così, che servono a dare il grip su un pedale flat. Fate molta attenzione, io nella mia carriera ciclistica ho cambiato spesso i pedali perché sul flat non trovavo grip. Ho scoperto solo dopo che i pin sono regolabili o addirittura ci sono di dimensioni diverse, da 8 mm a 1 mm, e il cambiare la posizione del pin cambia molto il grip, quindi non vi focalizzate che un pedale è meglio dell'altro. Verificate se il pedale che avete può essere regolato e di conseguenza vi può dare la giusta grip al piede. Ovviamente sui pedali flat con pin parecchio esposti il consumo scarpa è maggiore, parlo della suola. Queste qui sono scarpe che hanno fatto 2 anni di attività e nei vari lavaggi e tutto non sono le meglio per fare esposizione, ma mi piace far vedere che comunque le cose si usano e non si usano solo da show. Allora, riguardo al mallet, ovvero il pedale clip di Crane Brothers, ha una particolarità, 4 punti d'attacco che lo rendono molto semplice e perché sono anche molto ben larghi, quindi anche in questione di fango sull'attacco si riesce ad attaccarsi bene. In più, quando sei attaccato c'è una certa libertà a seconda del tipo di tacchetta che hai. Qual è la particolarità del mallet? La prima cosa difficile da definire è dove metto la tacchetta. Allora, su alcune scarpe, prevalentemente quelle della Gravity, trovate una linea rossa con scritto Race Mode. Perché questo? Perché nel Gravity, quindi le discipline più discesistiche, è consigliato mettere la tacchetta un po' più indietro.
Questo perché si riesce ad avere, ovviamente quando si va con la tacchetta così, siamo col metatarso, come vi ho fatto vedere sulla questione del flat, però riusciamo ad avere un miglior assorbimento della caviglia sui salti o comunque sugli scassatoni, perché se il clip fosse molto avanti, come ad esempio viene utilizzata nel cross country, migliora il rapporto di tirata, ma quando vai a prendere lo scassato, la leva diventa troppo esposta per la caviglia. Quindi questa situazione del clip è indicata anche da una barra rossa sulle scarpe quelle da gravel. Mentre le scarpe più cross-countristiche, gravel, eccetera, può stare più centrale e ci sono delle misure che si possono prendere per sistemare al meglio il clip. Poi dipende anche dal nostro fisico, come siamo fatti, dal nostro piede, se ci sono degli aggiustamenti da fare. Per chi ha più, chi è più osservatore, i pedali attualmente sulla nostra bicicletta a dondolo sono montati alla rovescia. Vi faccio vedere dopo sulla bicicletta come si montano e come si avvitano. Qui li vedete alla rovescia perché abbiamo una filettatura diversa di questo sistema. Come avvitare i pedali sulla bicicletta? Ci tengo a precisare che ho visto molte sfilettature o errori e quindi ci tengo a dare due trick di come capire e come avvitare il pedale. Allora, innanzitutto c'è sempre un pedale destro e un pedale sinistro che si riconosce dalla filettatura. Per chi non riesce a riconoscere la filettatura, nel caso di Klemm Brother c'è una grande furbata che è la scritta del pedale deve guardare in avanti. Quindi vedete che c'è un pedale, c'è scritto Mallet e nell'altro Klemm Brothers. Se avvito questo di qua, Mallet mi sta al contrario e quindi non è la filettatura corretta. Quindi di qua ci va quello con scritto Klemm Brothers nella parte destra. Quando vado ad avvitare il pedale, la filettatura che sui Klemm Brothers trovate sempre con una brugola da 8, dovete essere certi di appoggiare molto bene la filettatura qui centrata ed eventualmente avvitare un primo pezzettino a mano se riuscite. Poi inserite nella parte esterna la brugola e andate ad avvitare. Si avvita in questa direzione, e si stringe. Non serve stringere troppo, ma ovviamente serve dare una buona stretta. E il pedale è attaccato. Attenzione, quando andate a svitare il pedale, per non andarla a stringere, che poi dopo non lo riuscite a togliere perché l'avete stretto di più, dovete ricordarvi questa mossa. Premete sul pedale, inserite la brugola, e poi tirate in senso verso di voi. Questo è il movimento. Dal pedale schiacciato tirate verso di voi. Non andate a cercare di svitare, perché se andate a cercare di svitare, in realtà state avvitando. Eccoci qua sulla bicicletta a dondolo, sul pedale destro, piede con il flat. Sul pedale sinistro, piede con il mallet. Ci concentriamo ora a spiegare il perché vi ho suggerito di partire da un pedale flat, sempre in ambito trail, enduro, gravity, nel senso non ovviamente una gravel o una bici da strada. Allora, il tema è il seguente. Se voi guardate lateralmente, io ora sono in posizione con gambe molto stese e tallone basso, e le braccia belle piegate. Questo mi permette di avere una schiena parallela al terreno, la famosa posizione d'attacco che vi spiego. Ci tengo a precisare che chi parte con il flat può arrivare ad acquisire prima questo discorso di sensibilità sul pedale, perché la tendenza del 90% di quelli che vengono a fare i corsi si mettono in bicicletta con questa posizione delle gambe, guardatela. Cioè siamo come se fossimo sulle punte dei piedi e tutta la forza la riponiamo nelle braccia, non la mettiamo sulla parte centrale del busto e del bacino. Cosa succede? Se prendo una discesa in questa posizione, al di là che se guardate sono molto più instabile sulla bici a dondolo, però se prendo velocità sullo scassato in questa posizione, sentirete, a prescindere dal
quanto è buona la suola della scarpa, da quanto sono lunghi i pin del pedale, che il pedale tende a staccarsi perché ovviamente è appoggiato, cioè voi siete appoggiati sopra la bici, non state premendo sulla bicicletta. Cosa diversa invece, guardate che mi vibra anche il piede delle volte quando sto così perché non ho la velocità sul cavallo a dondolo, mentre voi quando avete velocità non vi accorgete, ma è come se stesse sempre in punta di piede. Invece nei corsi insisto molto da un punto di vista sensibilità di capire il lavoro della caviglia, perché se io premo in giù la caviglia, quindi tallone verso il basso, ok, mi ristabilizzo e questo movimento che vado a fare sul pedale, che prima era sconosciuto perché ero solo appoggiato o col piede a martello, addirittura con la punta in basso, è il primo movimento che deve essere fatto per alleggerire la bici sulle rocce, prepararsi per un salto, quando siamo in aria fare questo movimento per fare, diciamo, far la giusta parabola alla bicicletta. Quindi chi parte con un flat, per capire che è sempre attaccato al pedale, raggiungerà più velocemente la sensibilità che è necessaria nella guida, ok? Cosa che invece con il clip avete una posizione viziata perché non vi accorgete, ma quando fate questo vi porterete dietro il pedale perché è il pedale che vi sostiene attaccata alla bicicletta, ok? Quindi molto importante partire col tallone basso. Ricordo sempre che esaspero quello che dico, quindi gambe stese per capire il tallone basso. Primo movimento è della caviglia. Poi ovviamente si lavora anche col ginocchio, caviglia, ginocchio, però ci deve essere tutto. Non mi tenete la caviglia ferma e fate solo così col ginocchio, altrimenti sentirete che il pedale prima o poi si stacca dalla scarpa. Buono? Ora poi vi faccio vedere il vantaggio invece di usare un clip quando abbiamo capito questo movimento del flat. Allora, riprendo da quest'altra parte dove abbiamo scarpa con l'attacco e il pedale mallet, ovvero col clip. Come vi ho detto, l'utilizzo del pedale flat aiuta a capire meglio e più in maniera più immediata dove si distacca il piede dal pedale e di conseguenza dove uno sta sbagliando. Se utilizzate il clip, o molti che mi dicono no, io ho sempre usato clip, non cambio, non cambi, però ti porti dietro dei vizi che è quello di tenere il piede così e lavorare sempre saltellando sulla bici, facendo dei movimenti dove ti tiri la bicicletta a te, ma solo perché è attaccata al clip. Per inciso, io nel 2009 ho avuto un brutto infortunio perché su un salto, ho fatto un salto, ho storto la bici, mi è andato via l'attacco e siccome lo stavo facendo tirandomi la bici con l'attacco, una volta che è andato via sono andato in terra e ho rotto uno scafoie. Quindi quello che è fondamentale sul clip per non farsi male e viaggiare in sicurezza è capire che il clip è solo cioè è solo un di più rispetto alla tecnica che uno deve mettere. Cosa voglio dire col di più? Il di più deve essere che il movimento della caviglia deve essere come lo facciamo sul flat. Quando si arriva a fare una distensione, a questo punto il clip ti aiuterà a fare un arco più ampio perché ovviamente riesci ad avere il più controllo sul pedale. Quindi una sorta di trascinamento c'è, ma è un trascinamento leggero, non è un tirare come vedo fare in molti casi. Attenzione che i vantaggi del clip sono sicuramente molti da un punto di vista di stabilità e di controllo del mezzo, soprattutto sullo scassato, perché sei sempre attaccata alla bici, diventano un po' più vincolanti quando andiamo a fare delle curve, soprattutto quelle didattiche, ovvero quando butto giù la bicicletta, l'allontano da me e ruoto, da questa parte esterna nessun problema, sempre l'importanza di abbassare il tallone. Nella parte interna, ovvero quando vado a ruotare in questo modo e il clip mi viene dentro, state attenti a non staccarlo, perché in questo caso c'è meno libertà di movimento del ginocchio. Non è un contro, è semplicemente un'attenzione, perché ovviamente dovrete regolare anche i clip sul pedale in base, come vi ho detto, ai vostri movimenti. Come JS Academy abbiamo anche l'opportunità di avere pedali test. Chi fosse interessato, quando viene a partecipare a un corso, a provare un discorso mallet o un discorso flat, mi raccomando, non esitate a chiedercelo. Laddove possiamo farlo, siamo ben contenti di farvi provare un'esperienza in questo modo. In altro modo, grazie alla collaborazione che ho creato con Hunkin Brothers e credendo molto nei loro prodotti, c'è un codice sconto che potete applicare per attingere a un 15% di sconto se siete interessati ai prodotti Hunkin Brothers.
In questo modo spero di potervi aiutare a provare anche prodotti nuovi o comunque ad avventurarvi su qualcosa che prima non eravate spinti a fare, non tanto per l'acquisto in sé, ma proprio per il fatto di andare a stuzzicare, a stimolare qualcosa di diverso nella vostra guida.